Bebe Vio come campionessa di riferimento e una passione autentica per lo sport paralimpico. La storia singolare di Margherita Contrastini, 11 anni, che ha scelto il basket in carrozzina pur essendo normodotata. Con Monica Matano, un'anticipazione dell'intervista e dello speciale che sarà trasmesso sabato nel corso del nostro TGXL. Vi lasciamo al servizio e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Perché si può andare alla stessa velocità, tutti insieme. Replica così Margherita Contrastini, 11 anni appena compiuti, a chi le rivolge domande sulla sua scelta insolita di praticare lo sport paralimpico pur essendo normodotata. Un mondo scoperto grazie al suo amico Jonel, compagno nella scuola dell'infanzia. L'unione tra due persone che sono un po' diverse, cioè un normodotato e una persona con disabilità. Infatti nel disegno si danno un 5 come... succede spesso nel mio sport. Prima l'incontro con la Bebe Vio Academy, progetto nato dall'idea della campionessa di scherma di favorire l'inclusione nello sport. Poi il passaggio alla Briantea 84, storica società lombarda da sempre attenta alle persone con disabilità. La sua passione, autentica quanto i suoi sorrisi, la porta a iniziare gli allenamenti a settembre, a debuttare nel campionato WISP a dicembre e a firmare il primo canestro a gennaio. La vittoria personale non me la dimenticherò mai. Ho provato un mix di gioia e anche di emozioni che dicevano che non ci credevano. Insomma, era bellissimo. Margherita, il cuore oltre l'ostacolo.